Oggi andiamo a vedere come ho partecipato al contest di Westview. Era un contest che avevano organizzato tramite il loro Discord, di cui vi lascio il link in descrizione, in cui semplicemente erano stati messi a disposizione dei loop. Bisognava creare 3 beat da poi mandargli. E oggi vi farò vedere come ho fatto uno di quei 3 beat. Il video comincia a un orario che metterò qui da qualche parte, perché prima al volo vorrei parlarvi di una cosa, ovvero di dove è finita l'Hypen. In tanti ci avete chiesto dove è l'Hypen, dove sono i video, eccetera. È un discorso molto lungo e complesso, che però si può riassumere in poche parole, ovvero che sentivamo il bisogno di evolvere e di creare qualcosa di nuovo, e sta al futuro determinare se riusciremo a creare effettivamente quella cosa, quello che vogliamo raggiungere. Se ci seguite su Instagram avrete visto che abbiamo preso dentro molti produttori veramente talentuosi, e quello era uno dei tanti step che vogliamo seguire. Tra questi step c'è anche quello di tornare a fare video e di ritornare a lavorare con voi, con la community. Quindi questo sarà uno dei tanti video che ritorneranno sul canale, e di questo sono molto contento. Quindi tutto qui, da parte di Hypen vi volevo ringraziare dell'attesa, della pazienza e del continuo supporto che ci state dando anche nei momenti di silenzio. E detto questo, possiamo andare al video. Il sample da cui ho iniziato è un sample di Adam Eleven, che è questo sample qua. Quindi è un sample veramente figo che si evolve in varie sezioni. A me interessava principalmente la prima sezione, che era quella che aveva una progressione che rispecchiava il mood che volevo andare a raggiungere. Quindi ho tagliato poi la seconda parte e ho lasciato soltanto la prima. La prima cosa che ho fatto è stata andare ad aggiungere un pianoforte, perché sentivo che il vibe del violino sarebbe stato complementato molto bene da un pianoforte. Pianoforte che è da una bank di Kontakt chiamata Noir. Ed in questo pianoforte ho fatto un MIDI abbastanza complesso. Ho fatto volontariamente una intro un po' troppo lunga, perché in realtà era quello che volevo esprimere tramite questo beat. Vi farò sentire poi tutta la parte iniziale alla fine del video, senza che sto qua 45 secondi a farvi vedere tutto il pianoforte, ma questo comunque è il MIDI. E la cosa importante è che poi questa sezione qui, che è la sezione, diciamo, che rispecchia un po' la prima sezione, ma è un po' più intensa, è quella che poi sono andato a tagliare e a ricopiare nelle varie parti del beat, ecco, quindi la parte che poi ho riutilizzato, mentre tutto il resto l'ho usato soltanto nella intro e nell'outro. Se andiamo a sentire quella parte lì, ovvero la parte di violino più pianoforte del beat, suonano così. Questo qui è il sample poi, diciamo, totale. A questo punto sono andato ad aggiungere le drums, che vi faccio sentire ora per intero. La maggior parte delle drums che sentite sono di un kit creato da Pascu e Riddle, che sono due nuovi membri. Faccio al volo l'introduzione, se non ci seguite su Instagram. Abbiamo droppato in questi giorni una sample library, in realtà è tipo multi-kit, sample library più Portal Bank più Analog Lab Bank, creata da Gino Most Wanted ed Euge Paladino, non Paladino, e che appunto abbiamo messo a disposizione gratuitamente come regalo un po' per il nostro ritorno. E in più oggi droppa il drum kit Blade, che è il drum kit appunto creato da Pascu e Riddle, che si specializzano molto nella drill, ed è appunto un drum kit drill. Trovate una demo di questo kit all'interno della sample library gratuita chiamata Underwater, tutto sul sito hypenvolt.com. Quindi vi consiglio di scaricare la sample library, poi così se vi interessa anche il kit potete prendere anche il kit. Detto questo, andiamo a vedere un po' quali sono le drums che ho messo giù. Prima cosa, snare, classicissimo, con la solita struttura drill. A questo punto, counter snare, di cui probabilmente ho utilizzato un MIDI, perché di solito sono pigro nella drill a fare gli hi-hat e i counter snare. Kick. E a questo punto andiamo a vedere gli 808. Gli 808 sono più 808 che si complementano tra di loro. E per questo ringrazio Riddle, perché eravamo su Discord e mi hanno un attimo aiutato a metterli giù. Quindi sentite che gli 808 sono questo, 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 questo. E questo poi alla fine non mi ricordo se effettivamente l'ho usato o meno. Però sono 4 o 5. L'808 principale.
Come sentite è questo qui, che ha questa pattern, quindi molto più regolare rispetto alle altre. A questo poi sentite appunto le altre note che sono date da questo 808 grime, che è quello che fa queste mega slide tra la terza e la quarta battuta. E poi quest'altro che va a complementare con ancora altre note laddove non ci sono altre slide, cioè c'è la slide di uno e mentre uno fa silenzio l'altro fa, fa altre slide. E poi nella parte finale li ho messi per entrambi per creare un po' questo effetto di layer e di intensità. Andare a giocare con più 808 permette di avere un po' più di creatività, andare a complementarli tra di loro, andare a creare interesse, perché comunque sono suoni diversi che si combinano tra di loro. A questo punto le ultime drums aggiunte sono queste perk, che sono messe una a sinistra e una a destra con la stessa pattern. Sono molto monotone ma vanno comunque ad aggiungere un bel ritmo. E queste sono tutte le drums che costituiscono il ritornello. Poi per quanto riguarda la disposizione, la cosa importante che ho fatto è stata nei versi andare a prendere queste drums e complementarle tra di loro, rimuovendone alcune in maniera tale da enfatizzare il fatto che fosse soltanto un verso e non il ritornello. Stessa cosa con le melodie, quindi ho preso in alcuni punti, ho messo melodie e in alcuni punti le ho tolte. Quindi sentiamo ad esempio questa parte, mettendo tutto. Rispetto ad esempio questa parte qua. Altra cosa molto importante che ho fatto è stata quella di creare molte transizioni per far fluare meglio il beat, diciamo in generale. E alcuni di questi drum fill vengono da un altro kit di Riddle, che è il Sekhmet, che trovate invece sul suo profilo Instagram. Quindi per fare un esempio di suoni che, di transizioni che ho creato, questo è un esempio nel drop del primo ritornello. Per quanto riguarda poi il mixing in generale, molto easy, ho semplicemente messo un filtro sulle melodie perché il sample era già figo e il piano suona bene di per sé perché è Kontakt. Drums, semplicemente livellato un attimo, l'ho fatto principalmente dal channel rack per poi risistemarlo un po' nel mixer. E ho fatto il sidechain tra il kick e i bassi e il kick e le melodie. Mentre per quanto riguarda il master, master è abbastanza easy, è una versione un po' più semplice del master che ho fatto nel tutorial su come fare mix master, quindi un po' di equalizzazione, un po' di compressione con questo Shadow Hills Mastering Compressor che è fighissimo, un po' di distorsione in 10%, cioè proprio leggero, perché altrimenti i kick andavano a perdere i transienti, un imager, balance, non mi ricordo neanche perché, e un limiting finale. Questo è il beat, uno dei beat con cui ho partecipato al contest di Westview. So che a voi piacciono un botto i live cookup e torneranno anche quelli. Purtroppo sono tornato oggi da 7 ore di macchina che siamo andati con SKT, artista fortissimo, a San Marino a fare un live. Siamo andati un botto, era un'apertura per Mambo, Paki e Medi. È stata veramente un'esperienza fighissima e quindi non avevo troppo l'energia di fare un live cook up. Quindi ho colto l'occasione per andare a fare un breakdown di questo beat che secondo me è veramente è un beat di cui sono veramente fiero. Ringrazio anche i ragazzi Westview per l'opportunità, perché contest sono sempre una cosa veramente figa, mettersi in gioco, lavorare con gli altri eccetera. Per questo video è tutto, vi lascio il beat alla fine del video e ci vediamo alla prossima, molto presto, con tanti altri video. You live a life like a fucking movie.